Vega Ross. Allora, parliamo del piccolo Dreamer. Ti voglio subito chiedere, è un libro per bambini? Il piccolo Dreamer è un libro per cuori bambini, perché io penso che in ciascuno di noi viva un bambino che sogna, al quale spesso però questi sogni sono stati rovinati, tagliati, bruciati proprio quando era bambino. E allora ho pensato di voler parlare proprio a questa parte di cuore, a questo cuore che c'è in ciascuno di noi, per trasmettere la bellezza e la voglia di sognare ancora, indipendentemente dall'età. C'è un messaggio in questo libro importante. C'è un messaggio che vuole trasmettere. C'è più di un messaggio, sì, che vuole trasmettere questo libro. Quello che mi sento di dire è che questo libro, prima di tutto, appartiene a un nuovo tipo di letteratura, che è la letteratura del nuovo paradigma. Stamattina abbiamo sentito molto parlare di questa nuova visione, no? Però nella medicina, nell'industria, ma io credo che prima di tutto sempre ogni idea passa per l'arte, e solo l'arte è in grado di trasformare davvero i cuori e le coscienze, soprattutto attraverso la musica, lo scritto, il film, in questo senso, no? Il messaggio più profondo che vuole passare questo libro è che ciascuno di noi è in grado, se vuole e se ne ha gli strumenti, di realizzare il proprio sogno. Perché il nuovo paradigma vuole che non sia l'esterno a influenzare l'interno, ma l'interno a influenzare l'esterno. Quindi se noi lavoriamo dentro di noi, possiamo manifestare quello che desideriamo e quello che sogniamo. Io vorrei che tu raccontassi anche un po' il perché di questo appello. È un appello ai bambini del mondo che merita, vale la pena che tu illustri, che tu racconti. Ok, allora, questo appello nasce da un'esigenza interiore, nel senso che io, come tutti quanti, sono andata a scuola e ho avuto dei genitori. E cosa succede? Che sia nella famiglia che nella scuola arriva sempre un momento in cui ti si dice che tu devi stare coi piedi per terra, e ti si spiega molto bene come è fatto in teoria il mondo e come tu dovrai piegarti per sottostare a queste leggi invisibili di questo pianeta. Io non ci ho creduto a questa storia, e il mio appello per i bambini specialmente è quello di non crederci, perché noi possiamo essere felici, possiamo esserlo sempre e possiamo manifestare i nostri desideri e quello che vuole il nostro cuore. E quindi in realtà l'appello è quello di non credere e di usare gli strumenti che ci sono in questo romanzo proprio per creare una realtà diversa a partire da questa generazione. A proposito di generazioni, adesso c'è una piccola sorpresa. Okay. Quindi mi piacerebbe che fossi tu a introdurla, una sorpresa per tutti. Sì, allora, il messaggio, c'è un messaggio in questo libro, è il finale, non è la fine del romanzo, è proprio un messaggio finale che è indirizzato a tutti i bambini del mondo e a tutte le anime di questo mondo e di questo teatro in questo momento. Quindi vorrei che la mia collaboratrice Suami Scialfi venga. Ciao Suami, benvenuta. Ecco. Mettiti qua, guarda, qua vicino a noi, se vuoi. Vicino a noi, e ci leggerà questo messaggio che è rivolto a tutti voi, quindi ascoltatela con attenzione, con gli occhi chiusi e col cuore aperto, per favore. Grazie. Cara amica o amico, ricordati sempre che solo tu hai il potere di essere programmatore o programmatrice del tuo mondo. Solo tu puoi vivere il tuo sogno. Ora devo lasciarti, vado a lezione di felicità. Ti sembrerà incredibile, ma adesso nella mia scuola c'è un corso del genere.
Esistono adulti felici che conoscono il sogno e i suoi segreti. Sono certo che quando crescerai sarai uno di loro. Per adesso continua a giocare e a sognare. Respira, crea immagini felici nella tua mente, sei il programmatore del tuo mondo. La vita è un'esperienza meravigliosa. Nel mondo dell'adesso sarai sempre libero di esprimere te stesso e di creare la tua realtà. Aiuta altri bambini a fare lo stesso, aiuta anche i tuoi genitori. È possibile che abbiano dimenticato e per questo a volte si sentano tristi. Magari hanno bisogno che qualcuno gli rammenti che anche loro sono programmatori di mondi. Fallo tu, regala il tuo sorriso e la tua gioia a questo pianeta e ai suoi abitanti. E ricordati sempre che tu sei un essere magico. È meraviglioso. Abbi cura di splendere e mi raccomando, passa il diario. Con amore il piccolo Dreamer. Bravo! Bravissima! Sei stata molto brava. Per una prima volta sul palco è un bel sogno. Brava scuola. Allora, ricordiamolo, Vega, il piccolo Dreamer. Di mondi, mi trovate se volete firmare la vostra copia firmata fuori alla fine della giornata. Ah no, e volevo ricordare un progetto molto importante che è legato a questo libro. Questo progetto si chiama il Progetto Felicità ed è un progetto molto ambizioso che si propone la missione di portare la felicità nelle scuole e nelle associazioni d'Italia. Inizierò da gennaio a tenere queste lezioni di felicità in giro e mi auguro che molti di voi leggeranno il libro e abbracceranno il progetto, perché la felicità è nostra di diritto e ce la meritiamo tutti quanti. Grazie Leone, grazie Sonny, grazie mille. Da questa parte, ciao.